Ciao a tutti ragazzi, bentornati alla serie di Red Dead Redemption e benvenuti a questo nuovo video. Nella puntata precedente abbiamo difeso il convoglio dell'esercito. Abbiamo fatto una missione abbastanza pericolosa e ringraziando il cielo siamo sopravvissuti e siamo riusciti a difenderci. Siamo stati prudenti nel tirare fuori le nostre armi. Adesso viaggiamo insieme al capitano. Chissà cosa si fa. Al momento non possiamo saperlo. Ultimamente non sono riuscito a dare appuntamento per quanto riguarda i video su YouTube di giovedì perché ho avuto tantissimi altri impegni. Abbiamo saltato in viaggio, così potevamo non farci tranquillamente problemi. Adesso entriamo a Ciupa Rosa. Mi sa che saremo in pericolo. L'importante è non agitarsi troppo. Dobbiamo affrontare Williamson ed Esquela nella chiesa. Ai, abbiamo sbagliato passaggio. Niente, abbiamo riparato l'errore velocemente. Entriamo in chiesa e vediamo cosa succede. Oh no! Dobbiamo raggiungere qualcuno che ci svegli. Abbiamo le mani legate dietro la schiena. È stato il capitano. Voleva prenderci prigionieri. Volevano anche rinchiuderci da qualche parte. Non ho parole, ragazzi. All'inizio le cose andavano sempre bene, poi le cose sono peggiorate. Non ci posso credere, raga. Adesso andiamo da qualcuno così ci slega. Bene, adesso abbiamo finalmente le mani libere. Dobbiamo recuperare le nostre armi che purtroppo sono state confiscate dal capitano o qualcun altro dell'esercito. Dobbiamo recuperare le armi. Perfetto! Adesso apriamo il fuoco e ammazziamo questi dannati traditori. Tutto quanto è peggiorato, volevo dire. La situazione purtroppo non ha fatto altro che peggiorare gravemente. Adesso apriamo il fuoco e uccidiamo il capitano Espinosa, possibilmente senza farci ferire o non so, magari farci ammazzare. Se ci facciamo ammazzare è finita, ve lo dico immediatamente. Non sto scherzando, ragazzi, non sto scherzando. Dobbiamo finire questa missione brutta, purtroppo pericolosissima. Ai noi, dobbiamo comunque andare avanti. Dobbiamo combattere contro quei traditori maledetti. Entriamo dentro senza farci ammazzare. Perfetto, siamo interi. C'è qualcuno da ammazzare. Bang, morto. Qualcun altro che spara. Dobbiamo fare solo attenzione. Bang, morto. Dobbiamo ammazzare il capitano che ci ha traditi. Mannaggia, non ci sono parole. Ai, siamo stati feriti. Dobbiamo prendere la medicina. Perfetto! Salute ripristinata! My brothers! Today we have proven that the days of this evil regime are numbered! Soon we shall be free! Living together in a noble republic! Justly ruled! By fine men! But el trabajo, the job is not done. Our struggle is not over. We will fight all day and night until local tyrants like Allende are no more. And him and all his dogs are brought to the sword. We shall be free. This time things shall be different for every man and woman in this land. And one day soon, Allende will know justice. My brothers, fight on. In our hearts, we are all.
Se questa puntata vi è stata di vostro gradimento, lasciate un like. Se volete, iscrivetevi al canale. La puntata termina qui. Vi saluto e al prossimo video. Ciao a tutti!